tendenzialmente cerco sempre di raccontare in maniera onesta, quindi senza veli, senza filtri, quello che ho provato, quello che ho vissuto. A volte è un pensiero più lucido, più mirato, a volte invece è un insieme che poi diventa una canzone unica, no? Per esempio, in questa canzone sì, racconto molto di me a livello personale, appunto, senza girarci troppo intorno. Però diciamo che quello che mi interessava era anche trasmettere questa mancanza che avevo in quel momento, questa distanza che sentivo così forte, e ho cercato di raccontarla appunto in parole molto schiette, molto sincere, in una canzone, in una melodia che si evolve in una maniera dinamica e particolare. La persona a cui l'ho dedicata, ma se sono dell'idea che le canzoni non vanno mai troppo raccontate, se una persona lo sente vuol dire che è autentico, non mi è, poi è una cosa personale, soggettiva, no? Non mi è mai piaciuto fare la serenata o pensare al concetto di serenata, no? Mi è sempre piaciuto che la persona ci si rivedesse, un po' come faccio anch'io con le canzoni degli altri, per esempio, no? Mi piace l'idea di poter vestire una canzone e tenermela un po' egoisticamente, anche se poi quella canzone in realtà non è mia. Secondo me un po' la magia della musica è quella che ci tiene legati, no? Come un filo a tutti, no? Quando senti una canzone sembra che parli di te. Poi alla fine l'artista non fa altro che raccontare qualcosa che viviamo tutti i giorni, soltanto in maniera un po' più speciale, no? Più selettiva anche, cercando dei dettagli che a volte noi snobbiamo, a volte non ci facciamo caso, e poi risentiamo quella canzone e diciamo, caspita, sembra che parli esattamente di me, no? Poi quello è un po' il lavoro, secondo me, in generale della scrittura. Diciamo che a livello tecnico questa canzone è una canzone che ha molte dinamiche, è molto difficile, in verità. Diciamo una parte molto bassa, poi si alza, cioè proprio a livello tecnico dovrei spiegarti nel dettaglio, però in generale ha una dinamica che non è costante, ma ha dei picchi che continuano a cambiare, quindi a livello vocale è come se la tua laringe passasse da schiacciarsi completamente in basso a sollevarsi di colpo e poi rischiacciarla completamente in basso, ci sono proprio delle cose un po' particolari, diciamo non facilissime, ecco. Però dall'altra parte me la sono scritta la canzone, quindi me la sono andata a cercare, diciamo, quindi sarà un po' una sfida sicuramente anche per me, ma mi piacciono le sfide, trovo che siano una cosa stimolante, devono essere una cosa giusta, deve essere anche nel rispetto della musica, invece a livello emotivo significa aprirsi per me, non è mai facile, ecco, aprirsi. Poi chiaramente faccio un lavoro meraviglioso, sono fortunato, non è che vado in miniera, io ho la fortuna di poter salire su un palco e cantare, che è una cosa, anche se vogliamo, da un certo punto di vista, anche leggera, no? Stiamo facendo musica. Dall'altra parte, quando racconti qualcosa di molto personale, ti scava dentro, appunto, e non è facile tirarlo fuori. Per esempio, con Ovunque Sarai per me è stata molto dura. Adesso Sciablo dice, lo racconta come un percorso che abbiamo fatto in maniera molto breve, ma in verità è stato molto intenso. Per me era difficile pensare di raccontare quel brano, abbiamo dovuto parlare tanto perché era una cosa molto personale, avevo paura pure di raccontare troppo di me, ecco. Ancora oggi quando la sento mi scendono le lacrime comunque, come quando la sto scrivendo, quindi spesso è difficile liberarsi completamente di una canzone. Per questa canzone non è stato completamente facile, però è stata una scelta, quindi adesso si tiene duro e si sale su quel palco e si cerca di raccontare il pezzo. Sì, all'inizio sicuramente è stato un po' difficile, no? Da un certo punto di vista, quando fai una hit molto grande e leggera, poi viene identificato come quella. Quando poi anche le canzoni più profonde sono diventate delle hit, diciamo, e quindi sono andate in quel filone, si è un po' spezzata questa catena, no? Io sono dell'idea che in generale nella musica un artista non possa essere sempre la stessa persona. Io penso che se un artista è autentico, racconta qualcosa di vero, di sincero, no? Per esempio nella vita noi non siamo sempre seri, non siamo sempre tristi, non siamo sempre felici, non siamo sempre cervellotici, cioè, ci sono varie fasi, no? Vari momenti della vita. Quando secondo me un artista autentico e segue realmente quello che è la sua vita, ma non pianifica, racconta più cose, quindi racconta momenti di leggerezza, racconta momenti più profondi. Io ho sempre cercato di raccontare la musica per quello che era, senza crearci intorno qualcosa, senza costruirci intorno a niente, ma cercando di renderla autentica e pura, no? Poi dall'altra parte il concetto di hit, diciamo, è una cosa che abbiamo molto in Italia, cioè una cosa, mi è capitato spesso di viaggiare fuori, no? E quando una canzone diventa un successo in Italia sembra quasi una cosa negativa a un certo punto, no? In verità quando diventa un successo una canzone è perché viene ascoltata tantissimo, quella canzone piace, no? Quindi è una cosa anche positiva, nel senso è anche una cosa molto difficile, peraltro, mi piacerebbe farne altre, continuare a fare, spero di continuare a farne lavorando sodo, perché forse quella è la cosa più difficile in assoluto da fare poi nella musica, arrivare a tutti. Grazie per la domanda, assolutamente sì.
Per me adesso diciamo che da questo punto di vista sta cambiando molto, mi interessa sempre di più appunto una produzione organica, cerco di stare sempre più vicino a livello di produzione, cerco di seguire, per esempio in questo disco ci sarà anche un lato molto orchestrale, ho avuto la fortuna anche di vedere dal vivo, no? Anche certe dinamiche, di vivere in prima persona, di anche regolare, diciamo, e disegnare insieme a questi meravigliosi musicisti appunto delle linee melodiche per il disco, quindi si sta parlando di quartetti d'archi, si sta parlando di appunto una vera e propria orchestra, di cori, per esempio io amo anche molto il gospel, mi sto affacciando tantissimo a questo mondo sempre di più, sto cercando di studiare appunto, di toccarlo con cura e con rispetto, però diciamo che l'interesse nella musica è una cosa che continua a accendersi. Il suono è una cosa che ha sempre fatto parte di me, per esempio anche nei tour ho sempre fatto musica dal vivo, ho sempre cercato di raccontare la musica dal vivo rispettandola e suonandola. In questo disco sarà ancora più vivo, diciamo, più che mai anche tutti i produttori, la scelta dei produttori, la scelta dei musicisti, è una cosa per me fondamentale. In questo disco c'è stata proprio una ricerca di un suono, una ricerca di persone, di musicisti che potessero raccontare insieme a me questo disco. Il disco non è nato in America, continua a nascere, diciamo, in vari punti, non mi fermo mai. Qualcosa sì, sicuramente qualche canzone è nata lì, adesso non mi ricordo di preciso, però continuo a muovermi, a fare avanti e indietro io spesso, quindi nasce un po' ovunque. Diciamo che però per me la Puglia, non so per quale motivo, da sempre è un po' un centro per me, un po' l'ombelico del mondo nella mia testa quando vado a fare musica, perché non lo so, mi allontano proprio, mi sembra di allontanarmi da un mondo più artefatto, no? Che sono anche oggi Milano, per esempio, è molto grigia ed è difficile, secondo me, scrivere quando Milano è così tanto grigia. Magari ti dà, ecco, determinate influenze, però fare un album intero qua è bello carico, no? Ma si sente. Invece, quando sei, per esempio, in posti naturali, io credo molto nelle energie, non troppo, meno di sciavolo. Perché non troppo? Non troppo, una via di mezzo, una via di mezzo, però credo, mi piace molto l'idea appunto che in posti comunque in cui l'uomo ha fatto la storia ci siano delle energie diverse anche a livello proprio naturale, non lo so, io le sento mentre faccio musica, me ne accorgo quando sono seduto su un prato, scusa, non voglio fare quello, no? Però realmente io sento molto la differenza, per esempio quando mi siedo su una panchina in centro Milano, mi siedo su un prato in Puglia, sento molto la differenza a livello personale. E sembra una cosa oggi un po' cheap da dire, però secondo me un po' l'uomo ha perso un po' questo rapporto con la natura, no? Se ci pensi una volta anche, ma banalmente per mio nonno era facile dire sta per piovere, no? Lo sentiva dall'umidità, lo sentiva dalle ossa, lo sentiva da cose normali, naturali, invece oggi per me è inconcepibile, devo aprire l'iPhone e guardare il meteo, è una cosa sfigatissima se ci pensi. Quindi secondo me abbiamo perso un po' il contatto con la natura e quando mi trovo in Puglia è come se lo riacquisissi perché è una cosa naturale che fa parte dell'uomo. Questa cosa mi aiuta molto poi per tirar fuori le emozioni, concentrarmi sulle emozioni e non su tutto il resto, quello che è il contorno che può essere appunto l'idea di hit, l'idea di costruire, l'idea che chi se ne frega, no? A me interessa raccontare qualcosa con dei musicisti. Sto cercando di fare quello. E mi ricordo che uscii dal balcone. Ci rimasi molto male, ti dico la verità, perché ero un ragazzino, ero più piccolo lì, probabilmente di tutti quanti, però dall'altra parte ero molto determinato e molto convinto di quello che stavo raccontando, non in maniera arrogante, però in maniera sincera, perché quando tu dedichi tutta la tua vita, come adesso, no? Ancora adesso, sono giovane, non è che adesso io sia un uomo vissuto, ho ancora tanto da imparare, per carità, e tanto da fare, però quando tu dedichi completamente la tua vita, il tuo tempo, la tua testa e sacrifichi tutto quello che hai per cercare di far bene qualcosa, è difficile vedertelo portare via, no, da davanti, però fa parte anche della vita ed è anche giusto così. In quel momento probabilmente mi è servito. Mi ricordo che salii su quel balcone e dissi: beh, un giorno tornerò qui, però tornerò qui tra i big e cercherò di raccontare la mia musica e sono sicuro che qualcuno l'ascolterà. E questo ricordo proprio ce l'ho stampato in testa perché l'avevo detto su un balcone, mi ricordo ancora uscendo perché avevo bisogno di prendere un attimo aria perché stavo un po' realizzando quello che stava capitando. Immaginati un ragazzino che arriva al suo primo live, il suo primo live a Sanremo. Mi tremavano le gambe, non sentivo più lo stomaco. Poi mi ricordo che mi passò davanti un altro artista, mi ha dato una pacca sulla spalla e mi ha detto: tranquillo, ci sono solo 20 milioni di persone che ti ascoltano. E se, bah, mi diede una bastonata tra il collo. Però tutta quella per me è anche un po' una gavetta atipica, strana, però mi è servita anche per farmi un po' il pelo sullo stomaco, no? Anche per imparare come va il mondo e che non sempre le cose vanno come vorresti. Però secondo me sono dell'idea che lavorando e continuando a rimboccarsi le maniche con i piedi per terra
le cose prima o poi arrivino e le persone si accorgano di quello che stai facendo, quindi io devo ancora farlo, sto ancora facendo, quindi ho ancora le maniche rimboccate, quello lo scopriremo più avanti con il tempo.